grande partecipazione sabato scorso presso il Giardino di Ninfa per l'inaugurazione del Parco Letterario Marguerite Chapin nei luoghi dei Caetani, che consente alla straordinaria oasi di entrare di diritto nella rete dei parchi letterari, organizzazione dedita a salvaguardia, custodia e divulgazione di luoghi cardine della letteratura moderna. Il Giardino, come noto, è stato fonte di ispirazione per diverse personalità di spicco del Novecento, e da oggi la sua storia è patrimonio di una delle più importanti reti culturali italiane. La giornata si è aperta alle 9:30 con la visita accompagnata da letture di poesie e brani scritti da artisti che hanno tratto ispirazione proprio da Ninfa, e curate dagli attori di Clemente Pernarella. A seguire si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo parco letterario. Ad aprire la cerimonia il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni, seguiti dall'assessore al turismo e alle pari opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi. Il Giardino di Ninfa aprirà in via del tutto straordinaria il prossimo 21 ottobre in occasione della Giornata Nazionale dei Parchi Letterari Italiani. La Pro Loco di Cori partecipa alla selezione per due volontari per la propria sede, nell'ambito del bando per il servizio civile universale. L'incarico ha decorrenza dal 4 febbraio 2019, salvo diversa indicazione dell'Ufficio Nazionale, ha durata di 12 mesi e prevede un assegno mensile di 433,80 euro. Possono partecipare alla selezione i giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. Cittadini italiani o di stati membri dell'Unione Europea, oppure di provenienza extraeuropea purché regolarmente soggiornanti in Italia. I progetti che gli aspiranti volontari potranno scegliere sono, i beni culturali materiali nell'identità del Lazio. Oppure, storie e tradizioni nelle terre dei Romani. Il progetto, è specificato nel bando, si pone l'obiettivo di procedere ad una raccolta sistematica del patrimonio storico, ambientale ed emoantropologico del comune, presso il quale si presta servizio e delle aree limitrofe, tra cui i beni culturali immateriali del territorio, e alla promozione del turismo culturale, in particolare dei beni culturali immateriali della città, come il Tempio d'Ercole, la Cappella dell'Annunziata, la Chiesa di Sant'Oliva. I moduli per la domanda si possono ritirare nella sede della Pro Loco di Cori, e vanno presentati entro il 28 settembre. A volte occorre avere gli occhi incantati e lo spirito pronto a sorprendersi come un bambino per apprezzare la magia del proprio territorio, e imparare ad amarlo e rispettarlo. È forse questa la lezione più importante che Fata Bonifica vuole lasciare al termine della lettura di un bellissimo libro illustrato, terzo volume edito dall'editrice Sintagma diretta da Mauro Nasi. Nata dall'idea di Barbara Mirarchi, autrice della fiaba, e illustrata da Francesca Cocco, Fata Bonifica si presenterà per la prima volta al pubblico martedì 25 settembre, alle ore 17:30 nei giardini del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, a Latina. La manifestazione sarà coordinata dalla giornalista Raffaella Cesaroni di Sky TG24 e vedrà la partecipazione, oltre al team che ha realizzato il libro, dei bambini della terza B, scuola primaria Montiani dell'Istituto Alessandro Volta di Latina e di musicantiere dell'associazione Domus Mea. Il libro è dislessia friendly, quindi adatto a tutti i bambini, anche quelli affetti da dislessia, grazie all'uso del font Easy Reading certificato con l'alta leggibilità. Ancora uno scrimmage utile per la benacquista Assicurazioni Latina Basket che ha ricevuto sul parquet del Palabianchini, la formazione pallacanestro palestrina con cui ha disputato un amichevole su 4 tempi da 10 minuti ognuno, con punteggio azzerato a ogni quarto. È stata un'ottima opportunità per poter finalmente rivedere sul rettangolo di gioco Lorenzo e Tavernelli che già durante la settimana avevano ripreso gradualmente gli allenamenti insieme al resto della squadra. Siamo in una fase di prova, rispetto alle precedenti amichevoli stasera abbiamo avuto delle rotazioni un po' differenti dato che abbiamo potuto contare sul contributo, seppur ridotto, di Lorenzo Tavernelli. Afferma il capo allenatore della benacquista Gramenzi. Quando saremo a regime il nostro obiettivo sarà quello di coinvolgere i ragazzi più giovani fin da subito, cercando di averli sempre pronti.
Entrando nello specifico della gara con Palestrina, il tecnico nerazzurro conferma che, all'inizio del terzo quarto, siamo stati più bravi in difesa rispetto ai periodi precedenti. È chiaro che non abbiamo potuto tenere in campo troppo a lungo Lorenz e Tavernelli e Fabi, che sono reduci da infortuni. Ed è proprio a causa di questi infortuni, che non ci hanno permesso di allenarci al completo, che abbiamo diverse situazioni ancora da verificare. Ovviamente cercheremo di recuperare in modo da arrivare nella condizione ottimale all'inizio della regular season, soprattutto perché avremo un avvio di campionato davvero difficile con le prime 6-7 gare molto impegnative. Torna a Cisterna di Latina, in un'area espositiva molto più ampia e centrale che in precedenza, l'AgriTV Expo. Giunge alla sua 6ª edizione, la più grande fiera specializzata nel kiwi, e quest'anno proporrà 3 giornate di qualificati espositori e operatori del settore, oltre a convegni a cura dei migliori centri di ricerca e di rinomate società, con relazioni tecniche anche da parte delle più grandi aziende di nutrizione e commercializzazione. L'evento è organizzato, come sempre, dall'Associazione Terra del Kiwi del presidente, nonché consigliere comunale, Vittorio Sambucci, con il patrocinio del comune di Cisterna, e si svolgerà dal 28 al 30 settembre nell'area Mercato e Fiere. La provincia di Latina, e in particolare il territorio di Cisterna, afferma Sambucci, rappresenta la zona con maggiore concentrazione di produzioni in Europa. Abbiamo i migliori terreni per la coltivazione di un eccellente kiwi, ma tanto c'è ancora da fare soprattutto per la regolamentazione del settore. La cerimonia di apertura della fiera è fissata alle 16 di sabato 29 con il saluto delle autorità, dando il via alle relazioni degli espositori e ai convegni scientifici, mentre gli stand espositivi saranno aperti al pubblico già da venerdì 28 a partire dalle ore 9 alle 19. All'interno dell'area sarà presente un Risto Kiwi stand gastronomico. Durante lo svolgimento delle funzioni proprie di controllo e monitoraggio dell'area protetta del Parco Naturale del Circeo, i carabinieri forestali della stazione Carabinieri Parco di Sabaudia, hanno rinvenuto, perfettamente occultate, all'interno del bosco di macchia mediterranea, 3 piante invasate, alte circa 1,5 m, di canapa indiana, marijuana. Le piante sono state sequestrate e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria competente territorialmente. Sono in corso ulteriori accertamenti. A breve, verranno intensificati i controlli tesi alla conservazione del patrimonio naturalistico. Con l'Edilexpo, edilizia e termoidraulica per il vivere e l'abitare dell'oggi e del domani, che si svolgerà a Formia il 6 e 7 ottobre, la Fratelli Zangrillo consolida la sua reputazione di innovatore e leader di mercato. La fiera, alla sua prima edizione, punta a bissare i successi già conseguiti dal gruppo, nei settori attigui della ferramenta, del giardinaggio e dell'edilizia leggera, con i famosi hardware sale by. In base ad una formula sperimentata da tempo, le imprese, gli artigiani, i rivenditori, gli installatori, i progettisti e i tecnici del centro-sud potranno vivere 2 giornate a contatto diretto con le aziende produttrici più note dell'edilizia, e della termoidraulica, su una superficie di 4.000 metri quadri, nella location nuova e accogliente di Via De Gasperi 119, sede storica del gruppo. Più di 70 espositori presenteranno infatti le ultime novità del mercato, riservando ai partecipanti una serie di promozioni e di scontistiche irripetibili valide nei soli 2 giorni della fiera. L'Edilexpo sarà arricchito da convegni e seminari formativi organizzati in collaborazione con gli ordini degli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali. Non mancheranno inoltre le usuali aree ristoro gratuite e un ampio spazio per il parcheggio. Durante la kermesse fieristica sarà, infine, possibile ammirare e visitare in anteprima nazionale un innovativo prototipo di casa passiva ad altissimo risparmio energetico. Test superato.
La Giovole esce rinfrancata dall'allenamento congiunto andato in scena sabato pomeriggio al Pala di Fiore sul campo della formazione romana Acqua e Sapone Group, sestetto che parteciperà al prossimo campionato di Lega 2 inserita nel girone A. Sensazioni positive dal punto di vista dell'approccio e del gioco, dopo il passo indietro registrato nell'esordio ufficiale in Coppa Lazio sul campo della Virtus Roma, sfida terminata comunque con il successo delle aprilane. Stavolta le ragazze di Gagliardi hanno mostrato un approccio ideale all'impegno, sostenendo un ritmo importante di gara. Una prestazione che ha soddisfatto il tecnico pugliese che ha spiegato: affrontavamo un sestetto di categoria superiore e questo ci ha stimolato ad un atteggiamento diverso in campo. L'interpretazione è stata corretta e questo ci deve far riflettere sulle motivazioni che hanno dato vita alla prestazione poco brillante di giovedì scorso. Dobbiamo imparare a sviluppare il nostro gioco a prescindere dall'avversario che andremo ad affrontare. Solo così faremo un salto di qualità. La Gio farà il suo esordio ufficiale in casa sabato 29 settembre nel secondo turno della Coppa Lazio Trofeo Città di Roma, l'avversario sarà il Volleiro Casal dei Pazzi B2. Si terrà dal 26 al 30 settembre 2018 la secolare Fiera di San Michele, presso l'area Mercato di Monticchio, ad ingresso gratuito. 2000 metri quadri di esposizione, tra mostra mercato, prodotti tipici, enogastronomia, florovivaismo, vini e oli, esposizione di animali, fattoria didattica e tante iniziative parallele che arricchiranno il programma. La fiera è organizzata interamente dall'amministrazione comunale. Come sempre ci sarà un'ampia offerta di aree ristoro. Con Aspettando la Fiera, mercoledì 26 settembre a partire dal tardo pomeriggio saranno aperti i ristoranti alle 20:30 e in programma il concerto Radio Conga, Negrita Tribute Band. Il via ufficiale della fiera è per il 27 settembre dalle ore 10. Alle 17 è in programma l'inaugurazione alla presenza delle autorità. Presterà servizio la banda musicale Fabrizio Caroso. La sera di giovedì 27 esibizione dei gruppi sportivi che operano sul territorio, ospite d'onore il comico Alberto Farina. Venerdì 28 l'artista di punta sarà il pianista Davide Locatelli, giovane star del pianoforte dell'anima rock. Sabato 29 alle 17, gli sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta e, la sera, sarà di scena la comicità del Martufello Show. Domenica 30 settembre gran finale con lo spettacolo Sentire, danza e teatro a cura della GKO Company e la Antoni Tiberi Orchestra. Non mancheranno gli approfondimenti in un'area dedicata alla cultura, ai libri e vari convegni.